Un po' la riunione di lavoro che facciamo questa sera. Grazie delle belle parole che hai riservato al nostro impegno. Noi cerchiamo di mettercela tutta, così come i sindaci di questo territorio cercano di mettercela tutta, ognuno nella propria amministrazione, in un periodo sicuramente non facile, ma in un periodo in cui dobbiamo dimostrare di avere imparato la lezione della sanità e della salute delle persone. Perché noi abbiamo vissuto tutti un'epoca in cui la sanità regionale, non in Piemonte, in tutta Italia, è stata oggetto di quelle che si chiamavano le razionalizzazioni. Bisognava sempre razionalizzare. Razionalizzare vuol dire chiudere, razionalizzare vuol dire tagliare. E quando chiudi e tagli su servizi sanitari vuol dire che tu chiudi e tagli sul diritto alla vita delle persone. E chi patisce di più? Chi è lontano dai grandi centri. E quindi tu crei all'interno della tua stessa regione delle sperequazioni che sono inaccettabili, perché il diritto alla vita è uguale per tutti. Ce ne siamo accorti perché le persone passavano da casa all'ospedale. Mancava tutto il filtro in mezzo. E il filtro in mezzo è quello che ti permette di curarti a casa, di curarti prima. Curandoti prima ti curi meglio, curandoti a casa ti curi in un modo più umano, perché finché uno può stare a casa sua è meglio che non andare a finire in un ospedale. E soprattutto crei quella che si chiama appropriatezza dei ricoveri, che è quello che ci insegna a tenere gli ospedali occupati da chi effettivamente ha bisogno di un letto ospedaliero. Con cui noi abbiamo costruito questo progetto di medicina territoriale, che stiamo attuando comune per comune, territorio per territorio, è proprio questa: di creare un filtro, di creare una rete che permetta alle persone di trovare una risposta sanitaria immediata e sul loro territorio. Le risposte si danno negli ambienti, nei luoghi, i servizi si prestano nei luoghi. Ecco perché oggi siamo qui a Castellamonte, così come siamo stati a Quarnier 15 giorni fa, 20 giorni fa. Che cosa ci facciamo dentro? Perché in questa nuova medicina territoriale è importante dire le cose come stanno e chiamarle con il loro nome, perché tutti possono sapere all'interno di questi spazi che risposta troveranno alla loro esigenza di salute. E sono le slide che andrà ad illustrare il direttore generale Scarpetta, che ringrazio anche la dottoressa Fasson, perché entrambi danno un contributo fondamentale per far sì che noi riusciamo a costruire tassello per tassello quella che è l'offerta sanitaria di questo territorio. Pronto di primo posto di primo intervento, ospedali comunità Castellamonte. Sapete che stiamo ragionando sulla realizzazione del nuovo ospedale di Ivrea. È un tema questo su cui vogliamo muoverci con profonda e grande attenzione. Io vengo da una città dove, per aver sbagliato il posto dove fare l'ospedale, ci ha messo 20 anni a farlo. Ma non 20 per modo di dire, 20 anni. Spendendo decine e decine di milioni di euro in più perché l'area non era idonea. Sto parlando dell'ospedale di Alba Berlin. Quindi non bisogna sbagliare il luogo, bisogna sceglierlo con attenzione, sceglierlo bene, innanzitutto che sia un luogo idoneo sotto il profilo della sua salubrità strutturale e poi che sia anche un luogo che davvero sia di servizio per tutto il territorio. Abbiamo cercato di muoverci in modo molto oggettivo, abbiamo fatto fare uno studio. Questo studio ci ha indicato tre aree territoriali che erano oggetto di attenzione. Una è stata giudicata inidonea, che era quella che occupava gli spazi degli uffici dell'Olivetti e Ivrea, per tutta una serie di compromissioni di carattere tecnico-strutturale e anche di protezione di quegli spazi, di quei beni da parte della sovrintendenza. Sono rimaste due aree, una è quella che viene definita Montefibre, che è nell'area più di Ivrea, e l'area quella che viene definita Ribes, che è nell'area più prospiciente questa parte del territorio. Sull'area Ribes, dal momento che sono emerse criticità possibili da sondare sotto il profilo della salubrità idrogeologica del terreno e del territorio, abbiamo dato mandato al nostro Dipartimento di Difesa del Suolo della Regione Piemonte di fornirci gli ulteriori studi, quindi stanno facendo gli ulteriori approfondimenti, proprio carotaggi veri e propri sul terreno, per capire se il terreno è idoneo o meno, o quale livello di idoneità ha, oppure quali opere strutturali e quanto costano bisogna fare,
bisogna realizzare per renderlo idoneo. Questo quindi è la fotografia dello stato dell'arte attuale sul nuovo ospedale di Ivrea. Queste due candidature, diciamo, una sulla città e una su quest'area, che per quanto riguarda quest'area sono in corso di approfondimento per gli aspetti idrogeologici. Ho voluto dirlo io, così ho evitato questa domanda dopo, ma questa è la proiezione chiara. Chiudo. Quello che noi verremo a fare è dare una panoramica completa dell'offerta sanitaria in questo territorio. Perché stasera siamo qui? Perché eravamo a Cornier? Perché torneremo quando ci sarà lo studio per poterlo illustrare? Perché la scelta che noi andremo a fare dovrà essere una scelta ponderata ed equilibrata, in modo che tutti possano avere un ospedale nuovo, efficiente, su cui abbiamo già i soldi dell'ospedale di Ivrea ce li abbiamo già, sono già disponibili, per cui un ospedale nuovo, efficiente e moderno per curare le patologie gravi, le acuzie si dice, cioè quando uno sta male seriamente, e sotto casa, come è giusto e doveroso che sia, i servizi sanitari per la medicina di tutti i giorni, quelli che si fanno a Cornier, nell'ospedale di Cornier, e quelli che si potranno finalmente anche rifare in uno spazio idoneo come quello di Castellamonte. Come, in che modo, con quali risorse? Ce lo spiega adesso il direttore Scarpetta. Grazie. Come vi ricorderete, sul territorio sono state finanziate a livello nazionale, poi con la distribuzione che è avvenuta anche a livello regionale, quattro strutture. Un ospedale di comunità e una casa della comunità, la COT, verranno realizzate proprio qui a Castellamonte, nel vecchio presidio ospedaliero. L'altra casa della comunità verrà realizzata non distante da qui a Rivarolo, all'interno del poliambulatorio che già adesso è operativo, ma che verrà implementato in termini di spazi e di attività. Questo è il territorio su cui andiamo ad insistere e su cui vediamo quali sono già i servizi attivi in termini di distribuzione logistica.